E allora iniziamo il nostro terzo incontro con Don Beppe. Don Beppe è famoso, ho visto qua abbracci e saluti e riverenze e baciamani e tutto il resto, quindi è molto conosciuto. Don Beppe insegna all'Università Cattolica e insegna anche al seminario di Bergamo, patristica da una parte e introduzione alla teologia dall'altra parte, quindi è un uomo che sa le cose dello Spirito del Signore. Ci affidiamo a lui, come al solito, un 40 minuti più o meno di riflessione e poi apriamo un pochino il dialogo tra di noi. A te. Buonasera a tutti. Una di voi, giusto tra un saluto e una riverenza e l'altra, mi ha detto: ho avuto una giornata impegnativa e tosta al lavoro, quindi non farmi addormentare. Ci proviamo. Allora, per provarci, visto che io non riesco a parlare, beh, innanzitutto davvero il ringraziamento perché ha abbassato uno sguardo con padre Franco, poi dopo mi ha parlato in dialetto, quindi c'è stato tutto, ma dallo sguardo alla parola basta, finita. Io non riesco molto a condividere con voi se non la mia esperienza illuminata dagli aiuti che abbiamo tutti, cioè dalla vita della Chiesa. È il motivo per il quale io parto da alcuni fatti che io, oltre ai vari titoli detti da padre Franco, che ci sono tutti, cioè dei vari impegni di insegnamento, io sono anche vice parroco, do una mano a un parroco in un paesotto, in un bel paesotto di 3500 anime vicino a Bergamo, siamo a Montello. E vorrei partire da alcuni fatti che mi sono successi proprio recentissimamente, per partire da una constatazione, da quello che io vedo. Il primo fatto è che lì in zona da noi, ormai da quando sono arrivato da un anno solo, quindi sto ancora prendendo le misure, sto capendo, però uno dei primi impatti forti è che lì in una parrocchia vicino, sostenuto tra l'altro che solo avvallato dal parroco, c'è un, si fa chiamare mistico, con tutto il rispetto per l'opera dello Spirito, e fa incontri anche in chiesa, adesso il vescovo gliel'ha vietato, e adesso capirete anche perché, è una situazione molto delicata. È da un anno che io con il mio parroco, che è più giovane di me e quindi è all'assalto più di me, nel senso buono pastorale del termine, insomma è un anno che discutiamo come fare, come non fare. Perché? Perché c'è la gente che corre tantissimo. Ma per dirvi il livello del contenuto della predicazione, per fare un paio di esempi, il primo, più delicato, è che pubblicamente, come se fosse un incontro di questo tipo, ben più numeroso, dentro la chiesa comincia a urlare dicendo che i divorziati andranno all'inferno, che mi sembra un pochino, al di là del contenuto, un pochino distante dalla sensibilità con la quale ad esempio il Papa nell'incontro, nella famosa veglia che abbiamo vissuto tutti la televisione, l'ultima famosa risposta è che l'arcivescovo riprende nella lettera pastorale per quest'anno. Ma la cosa più direttamente a me, che mi ha lasciato alquanto simpaticamente un po' così, è che viene da me un ragazzotto non più giovincello, ma pieno di tatuaggi, probabilmente i tatuaggi segno della vita precedente, che adesso si è convertito, viene da me e mi dice: ah donna, devo venire a trovarti. Sì, così mi benedici i tatuaggi. In che senso, che modo per prendere tempo, perché dici cosa succede? Cioè, al massimo io benedico te. No, ma il mistico Dario mi ha detto che deve benedirmi un sacerdote perché i tatuaggi sono segno del demonio. Ora, al di là del fenomeno mistico, non mistico, del Signore, eccetera, eccetera, il mio parroco, 15 giorni fa a pranzo, acutamente mi dice: vedi, il problema non è tanto il Signore tra dei tali, che risponderà a Dio e alla Chiesa, d'accordo, ma la gente che corre. Piese, devo tradurre dal bergamasco, sì, pieno così. Il problema è questo.
perché la nostra gente corre? Secondo esempio, secondo fatto, scuola elementare di Montello, quindi non New York, neanche Milano, scuola elementare di Montello. Succede questo fatto, ci sono alcuni bambini particolarmente esagitati, che io capisco perfettamente perché le fonti dicono che io ero abbastanza esagitato da piccolo, poi crescendo, no? Vedi, la mia mamma lo dice sempre, vado in paradiso di Rita, ha ragione, per avermi tirato grande, un po' esagitati, un po' tanto, tanto che le maestre non riescono più a tenerli. Cosa fanno? La direttrice prende iniziativa e chiama una psicoterapeuta, la quale inizia un progetto di, com'è che l'ha chiamato? Aspetta, di sedimentazione degli spiriti, l'ha chiamato una cosa così, musica New Age di sottofondo, respirazione, vedete i bambini, no? Fanno la respirazione, no? Li vedete? Due mamme cattoliche, catechiste, che vanno dal mio, dal mio confratello, nonché parroco, di Don Roberto. Succede questo all'elementare. Altre due mamme, catechiste, fedelissime, tutte le messe domenica, ma cosa c'è di male? I bambini sono più tranquilli. Terzo fatto, più delicato, che consegno la vostra libertà e intelligenza. Io sono lì da un anno, padre Franco, mi perdonerai, tu hai sicuramente più esperienza di me, anche per la tua storia pastorale, ma io mi sono accorto nell'ultimo anno di un fatto che mi ha sinceramente abbastanza, all'inizio preoccupato e poi mosso. Mi spiego. Io sto incontrando sempre, ma non una, non due, non tre, sempre più donne sposate che non riescono a avere figli, che fanno la comunione tutte le sante domeniche e che senza colpo ferire vengono a San Raffaele e fanno la fecondazione. E quando glielo ho fatto notare con tutta la delicatezza di cui sono capace, sapete, in una situazione così, figurati, no, col bambino in braccio, sono caduti dal pero. Davvero? La Chiesa? Ma con un piccolo problema, cari amici, che fin quando c'è lì il piccolino e ti è andata tra virgolette bene, ok, ma quando c'hai ancora questa, una di queste amiche, perché poi sono diventate amiche, le considero tali, anzi le prime amiche, perché ha più bisogno, quando c'hai ancora una nel frigor, cosa facciamo? Panico. Comunione tutte le domeniche. Ho questi tre fatti, potrei andare avanti tutta la sera, mi fermo. Cosa mi fanno dire? Ed è il punto di partenza della nostra chiacchierata. Partiamo da una constatazione, che ormai la fede è un presupposto ovvio della nostra vita quotidiana. Ovvio, per cui Cristo e la fede in Cristo è sempre alle spalle, come vuol dire io, cioè, tanto è vero che se poi quando chiedono, dice, ma certo, sì certo, punto. È un presupposto, ovvio, tanto che il Papa nella lettera Porta Fidei dice, al numero 2, capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come a un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo, attenti, di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone. Cioè, Cristo è sempre alle spalle, ci crediamo, ma è talmente alle spalle che scivoliamo sulle conseguenze sempre, o rischiamo di farlo. Un altro esempio. Tre settimane fa,
mi sono ritrovato a cena, come mi capita spesso perché io amo molto la pastorale delle cene, l'ultima cena l'ha fondata il maestro, obbediamo al maestro, in una coppia, senza bambini, lo sottolineo sin dall'inizio perché capirete che questo è il tema, che io come li ho conosciuti, come mi capita spesso, no? A messa, io sto celebrando, in modo particolare sto predicando, come adesso, no? Io vedo una che mi segue con gli occhi e dico, ah, c'è almeno una che mi segue, ok, guardo lei. In quel caso guardavo tutti e due, perché una bellissima coppia, io li vedevo nel terz'ultimo banco, una domenica li ho trovati fuori di chiesa, voi due chi siete? Quando vengo a cena? Quando vuoi? Siamo già amici. Vengo a sapere, cioè, giro e sta che mi ritrovo a casa loro. Ma quella cena dovevo arrivarci. Bene, arrivo, vado a cena, dopo un'ora e mezza bellissima, in cui lui separato, lei la nuova compagna, perché si usa il dire così adesso, no? Io la chiamo moglie. Una coppia stupenda. Lui convertito 2 anni e mezzo fa, lontanissimo, convertito, andando in pellegrinaggio a Međugorje, per cui torna talmente trasformata la vita che la moglie non capisce più niente, lei, perché dice questo, da niente a rosario tutti i giorni, la messa tutti i giorni, la meditazione tutti i giorni, e io, quindi momento di crisi coniugale, una volta tanto per Gesù e non per altro, però comunque crisi, morale, cioè una coppia bellissima adesso, con un piccolo particolare, che quando va sicuro, sono stato bravissimo, mi sono sorpreso, non gli ho chiesto come mai non avevano bambini, ma si capiva che il nodo era lì, a un certo punto lei, dopo un'ora e mezza, perché voi donne avete i vostri tempi, giustamente, noi maschi siamo un pochino più, voi donne avete i vostri tempi, un'ora e mezza con gli occhi lucidi, mi dice, perché anche questa è una caratteristica vostra, le cose importanti senza lacrime, perché ci avete una riserva speciale, ho scoperto, di lacrime. E mi dice, è tutto bello nella nostra vita, però, c'è un però, non possiamo avere bambini. E a me è venuto spontaneo, va sicuro, dopo quell'ora e mezza, dopo quella bellissima serata, dire, ma... E poi ha fatto tutto i mini corsi per l'affido, e adesso forse arriva un ragazzino, e forse però non siamo troppo giovani, insomma, tutto l'ambaradan, io l'ho guardato e l'ho detto, ma mi è venuto dalle viscere spontanee, insomma, Rachele, ma io ti auguro di avere un figlio, ma te lo auguro davvero, così capirai il giorno dopo che non ti basta neanche il figlio, perché il tuo cuore è fatto per l'infinito. Dovevate vedere la sua faccia, mi ha detto. Ma non me l'ha mai detto nessuno questo. Ho capito. Le è rimasto, ecco, questo perché ve l'ho raccontato. Noi diamo sempre per presupposto, questo è nostro, il presupporre la fede, cioè che il nostro cuore è fatto per l'infinito e che tutto, compreso un figlio, che per carità del cielo è un bellissimo dono, non ti basta, ed è bellissimo, magari neanche 5. Quindi noi in buona fede diciamo però, c'è un però, tutto bello però, in buona fede. Ma mi domando, ed è la prima domanda che condivido con voi, è una buona fede o è una fede buona? Secondo passaggio, sarò un po' professore, perdonerete la mia deformazione professionale, ma gli ingegneri così mi seguono. Secondo, questa è la constatazione. La fede è ormai preso un presupposto. Secondo, l'urgenza. Constatato questo, in me sorge, in noi sorge, deve sorgere, un po' non sorgere, l'urgenza di come ridestare l'interesse per la fede. Come attrarre i ragazzi, i giovani e non più giovani. Come far sì, direi così, che la fede sia utile? Perché vedete, noi possiamo anche ripetere il credo, anche durante quest'anno della fede, ma la vera sfida, a mio avviso, è riscoprire o scoprire che la fede è utile, che serve a vivere, non
a sopravvivere, a vivere sopra. E quindi la direi con questa seconda domanda, ma il cardinale nella lettera, con un modo, in un modo stupendo, il cardinale, scherzo, la leggo, è un pochino, bisogna rileggere tre volte, ma perché c'ha dentro il peso specifico. In un simile contesto che ho descritto con i tre esempi, ma ciascuno di voi potrebbe farne 25 di esempi della sua giornata di oggi, no? In un simile contesto, si domanda al cardinale, è ancora possibile proporre senza tentennamenti e reticenze e nel pieno rispetto di tutti e di ciascuno che Gesù Cristo è colui che svela pienamente l'uomo all'uomo e che al di fuori di lui non c'è salvezza? Per dirla con Dostoevsky, ma è ancora possibile per l'uomo del ventunesimo secolo credere davvero, ma davvero, che Gesù Cristo è figlio di Dio e che salva? Ma i tuoi colleghi oggi, tu saresti in grado, senza tentennamenti e reticenze, nel rispetto di ciascuno, senza imporre niente a nessuno, ma diciamo con nettezza, con la nostra vita prima che con le parole, che lui senza, e al di fuori di Cristo non c'è salvezza? Atti 4,2. Calma, un attimo, aspetta un momento. E quindi, la fede serve? Provate, se doveste dire, e magari mi piacerebbe nel dibattito, nella chiacchierata dopo, se riesci a dare un esempio della tua vita quotidiana di oggi, proprio di oggi, Anna, proprio di oggi, così dura, quando la fede ti è stata utile. Se ti è stata utile, un esempio, non teorie, un esempio utile. Terzo passaggio. Questa urgenza, dove c'è un luogo privilegiato che io vedo per poter riscoprire la fede e recuperare questo, provare a dare risposte a queste domande. Sapete qual è? È la vita quotidiana. Con tutto il rispetto, non è la parrocchia. Perché nella vita quotidiana vuol dire il lavoro, vuol dire la scuola, vuol dire nell'ambito della salute, vuol dire nel divertimento, nel tempo libero, nel quartiere. Lì è il luogo dove noi incontriamo i nostri fratelli uomini. È la vita quotidiana dove riprendere coscienza, ravvivare, purificare la fede, confermare e confessare, questi cinque verbi che Paolo VI, già nel 1967, con il primo anno della fede, ha affermato, per prendere coscienza, per ravvivare, per purificare, per confermare e per confessare la fede. Nella vita quotidiana, vi faccio un esempio, io non riesco a non fare esempi perché io capisco le cose, se capisco qualcosa, guardando la Bibbia, come vi dirò tra breve, perché è Dio che fa. Noi, soprattutto noi preti, dobbiamo imparare sempre di più a guardare quello che fa Dio. Poi la parrocchia possiamo anche organizzarla bene, ma ci torno sopra su questo. Università, dicevo, vita quotidiana, io vado a fare il mio, una giacca in università, vado stasera, diciamo, tra fratelli, io in università devi fare, no? Con la giacca, perché per dire che c'è anche una forma, no, in università. Dopo, l'anno scorso è successo, con le matricole, io adoro le matricole perché sono tabula rasa, capito? Li capisci su, cioè, entrano aula di 250 studenti, per cui io dico sempre ai miei compagni di messa che ogni tanto ci troviamo, no? No, per l'anniversario, cioè, mi guardo un po', mi guardo e fa sì, cosa fai tu domattina sera? Insegni l'università, sì, ok, noi, oratore. E io dico sempre sì, hai ragione, non faccio niente, infatti fa tutto Dio. Tu quanti giovani hai in oratorio? In che senso? Quanti giovani hai in oratorio dai 19 ai 25 anni? Ma 20, 30 seriati di cui sono originario io, la città più importante del mondo perché sono nato io, ovvio, 100! Ecco, io ne ho due, qua, e per tenerne 100, ma 100 è, ciao, grasso che cola, non domando a padre Franco quanti giovani ci sono qua, io ho 200, che fatica, con l'anternello da prendere uno a uno sul famoso muretto, quindi ho 250 senza far fatica, sono lì seduti a prendere punti.
Certo, poi dipende da cosa gli proponi, se no si svuota l'aula con un quarto d'ora. Perfetto. Tre lezioni, dicasi tre lezioni. Arriva sta ragazzetta lì, terza fila come lei, signorina bionda. Non diventi rossa subito. Esatto, infatti. Questa qui hai presente, non prendeva più un appunto da sempre, cioè per così. Incantata. Io ho detto, dopo tre lezioni, va bene che sono bravo, però proprio adesso. E il problema è che era insieme attirata, ma insieme una faccia proprio sofferente, cioè capivo che stava vivendo qualcosa di un dramma suo. Io sono stato bravissimo, in genere io facevo, venga, non l'ho chiamato. Dopo un quarto d'ora me la ritrovi in metropolitana, aspetta la metropolitana, no Gesù, non puoi tentarmi così, no. Allora a quel punto dico, come si chiama signorina? Angelica. È un angelo, poi comincio a fare lo show, va bene. La guardo, mi avvicino come solo io so fare e dico, hai qualcosa da dirmi? E lei, no. E l'ho rispettata. Questo è il mercoledì, me lo ricorderò per tutta la vita, e anche lei. Il giovedì ho lezione la mattina, finisco la mia lezione, me la ritrovo davanti alla cattedra, dal terzo banco, è venuta fuori, è venuta davanti, l'ho guardata lì, ammetto il mio peccato, l'unico, con me, fa, vedi che c'è qualcosa da dirmi? E mi ha detto, io ho paura di perdere il Gesù che mi ha incontrato, testuali parole, in oratorio da me, nell'Alto Varesotto, perché qui tutto dice il contrario. E l'ho detto, l'ho guardato e l'ho detto una cosa, perché lo stai dicendo a me? Silenzio. Mi sono permesso di dirle, vedi Angelica, non è che forse quel Gesù che ti ha preso ti sta facendo la corte fino a raggiungerti in un'aula di università che era l'ultimo luogo che pensavi dove potevi vedere, rivedere quel Gesù che ti ha preso? È la vita quotidiana dove e questa qui sta facendo un percorso stupendo. Ce l'ho qui, perché ogni quarto d'ora c'è, oh Beppe scusa, ci sta, mi sono in sesso innamorata adesso, figuriamoci, va bene, è anche un bravo ragazzo lui, bene. Il luogo privilegiato dove riscoprire la fede è la vita quotidiana, bevendo il caffè al bar. Quarto, qual è la sfida? Allora, il quarto passaggio è la sfida, dall'urgenza alla sfida. La sfida è a superare la frattura tra la fede e la vita. E in questo, innanzitutto, è un problema di, non è un problema di religione, ma di ragione. Mi spiego. È impressionante come nella lettera del cardinale, quando all'inizio è bellissimo, se non l'avete letta leggetela perché è proprio utile per gli ambrosiani, io sono bergamasco, è stato utile a me, figuriamoci. Però è impressionante quando fa all'inizio la storia della Chiesa ambrosiana. Ed è impressionante come nel 1934 l'allora Don Montini, neanche arcivescovo era, dice che il problema era la separazione tra la fede e la vita, nella vita della diocesi di Milano. Nota 4, pagina 16 del libretto del cardinale. La separazione tra la fede e la vita. Questo è, come superarlo? Ecco, io vi propongo innanzitutto che non è un problema di religione, ma di uso della ragione. Mi spiego, non è con il moltiplicarsi innanzitutto. Se il problema è nella vita quotidiana, non è che ti metti a dire rosario al bar, ma chiunque incontri lo guardi fino al suo bisogno più profondo e usi la ragione. Attenzione, dobbiamo tenendo conto di che siamo figli però del nostro tempo. Quando noi diciamo ragione, per noi ragione, come diceva il grande Agostino, io volevo conoscere la realtà come 7 più 3 fa 10. No, questo è il razionalismo di cui siamo tutti intrisi. No? Per cui facciamo fatica a superare quella soglia, no? Per cui ti guardi e ti dici desidero un figlio. E cosa gli dici al tuo collega che desidero un figlio non arriva? Nelle migliori delle ipotesi dici pregherò per te la religione. No.
tu sei fatta per l'infinito. Quindi tutti quelli che, io ho detto, Rachele, tutti quelli che entrano dalla tua porta sono tuoi figli, perché guarda quante madri ci sono in giro che partoriscono e non generano. Al significato dell'esistenza. E qui mi richiamo chiaramente, no, chiaramente nella mia testa, scusate, al grande discorso del Papa a Lisbona sull'allargamento della ragione. Noi cosa ne abbiamo fatto di quella provocazione che continuamente ci rilancia? Seconda osservazione sulla sfida, quindi non è un problema di religione ma di ragione, e secondo, la circostanza e vocazione, cioè ogni circostanza, qualsiasi essa sia, misteriosa, dolorosa, gioiosa, è vocazione, cioè è il mistero che viene a bussare alla porta del nostro cuore e ti chiede, vuoi? E Dio, come uso spesso un'immagine io con i ragazzi, quindi lo uso anche con voi perché siete ragazzi, Dio ha il tonton. No? Tu sbagli strada, lui riconfigura e ti fa la corte. Perché ci tiene talmente a te, è al rapporto con te. Però tu sei meglio di me che... No però, perché funziona il tonton? Perché riconfigura? Perché? Perché è acceso... il satellite, infatti quando il mio vecchio tonton, prima che parta il satellite ce ne vuole, i vostri SUV nuovi sono fantastici, d'accordo, e partono subito, ma il nostro satellite si chiama cuore e funziona da subito sempre, quindi ogni circostanza è l'occasione per andare al fondo del rapporto con il mistero come costitutivo del nostro io, perché se c'è un'evidenza adesso è che non ci facciamo da noi, che dipendiamo. Stamattina ho fatto lezione in seminario ai seminaristi, è impressionante, parlando figurati di Sant'Agostino, siamo arrivati a parlare che l'uomo è tutto il gioco tra l'essere dipendente da Dio, cioè creatura, e l'essere liberi. Come si mette insieme uno studente, un ragazzo, un seminarista mi ha chiesto, adesso sembra una battuta, ma i seminaristi sanno già tutto, capito? Non vi sento uno scandalo, non la sta registrando. Toglila questa. Toglila, ti tolgo la salute, bravo, aspetti, il saluto, bravo. O sei scema, cioè ragionevole, o sei più ragionevole di me, o del mondo intero che ti dice 5 figli, ma tu sei matta. Quante volte te lo sei sentita dire? Quindi ogni circostanza è la vocazione. Quinto passaggio. Così. Bravo. Siamo a casa, come... Manca la polenta, quindi qua faremo la prossima volta con lo padre Franco. Grazie. Quinto passaggio, ma chi fa la fede? Questo è il passaggio più decisivo per me. Chi fa la fede? Cioè chi è che rinnova, rinfresca, risveglia la fede? Dio. Il Papa, nella meditazione che se non l'avete recuperata e l'è letta, andate su internet, sul sito del Vaticano, www.vatican.va, il primo giorno del Sinodo, quindi 15 giorni fa, esattamente 15 giorni fa, nella meditazione, abbraccio, ragazzi, abbraccio, ho parlato 10 minuti abbraccio, citando il greco, il mio, cioè, come ho letto, Gesù, fa il Papa, ok? Commentando la lettura breve dell'ora terza. A un certo punto, parlando del Vangelo, sentite cosa dice. E se, ditemi se non sono le nostre domande, le domande dei tuoi colleghi. Dice il Papa, dietro il silenzio dell'universo, dietro le nuvole della storia, c'è un Dio o non c'è? E se c'è questo Dio, ci conosce? Ha a che fare con noi? I vostri figli, i vostri nipoti, 17 anni, ma sono le nostre domande. Questo Dio è buono e la realtà del bene ha potere nel mondo o no? Ma aprire i giornali di oggi, dal Libano all'Iraq o alla politica italiana, figuriamoci, saltiamo le pagine ormai.
questo Dio è buono e la realtà del bene ha potere nel mondo o no? Questa domanda, dice il Papa, oggi è così attuale come lo era all'inizio. Tanta gente si domanda, Dio è una ipotesi o no? È una realtà o no? Perché non si fa sentire? E qui la prima proposta, dice il Papa, Vangelo. Vangelo vuol dire Dio ha rotto il suo silenzio. Dio ha parlato, Dio c'è. Questo fatto come tale è salvezza. Dio ci conosce, Dio ci ama, è entrato nella storia. E più sotto se lo riferisce alla Chiesa. La Chiesa non comincia con il nostro fare, ma con il fare e il parlare di Dio. Così gli apostoli, attenti, questo è il passaggio più bello e più tranchant, così gli apostoli non hanno detto dopo alcune assemblee, dopo alcuni consigli pastorali, no? Adesso vogliamo creare una chiesa e con la forma di una costituente avrebbero elaborato una costituzione. No, hanno pregato e in preghiera hanno aspettato. Perché sapevano che solo Dio può creare la sua chiesa, che Dio è il primo agente e se Dio non agisce le nostre cose sono solo le nostre e sono insufficienti. Ecco perché dopo un po' ci stufiamo. E questo cosa vuol dire per la nostra pastorale ordinaria? Per me, io ho pensato a me, poi ciascuno pensi a sé, nella nostra vita quotidiana cosa vuol dire quei figli che devono prendere una decisione? Che fa Dio? Allora non devo fare niente? Aspetta, innanzitutto prendiamo atto, è Dio che fa, la vocazione la dà Dio. Le discussioni con le madri sull'educazione dei figli è uno dei miei cavalli di battaglia. Una ragazza scritta a giurisprudenza, famiglia bene di Palermo, venuta da Milano, perché giurisprudenza, avvocato, giudice, non so che cosa, questa qui non riesce più a fare gli esami, viene da me piangendo. E quindi cosa vuoi fare? La cuoca. Eresia. Ma sono in battaglia. Oh, mi ha chiamato la mamma da Palermo perché sapeva che la vedevo a pranzo e prima della cena dello stesso giorno mi è arrivata la telefonata dalla mamma. Com'è andata? Benissimo. Ti dirà tua figlia. Ho messo giù la cornetta. Comunque, fa tutto Dio allora? No, aspetta. Il Papa dice, Dio è l'inizio sempre, sempre. E sempre lui solo può fare Pentecoste, può creare la Chiesa, può mostrare la realtà del suo essere con noi. Ma dall'altra parte, però, questo Dio, che è sempre all'inizio, vuole anche il coinvolgimento nostro. Vuole coinvolgere la nostra attività, così che le attività sono teandriche, per così dire, fatte da Dio, ma con il coinvolgimento nostro e implicando il nostro essere, tutta la nostra attività. Quindi, da una parte, il soggetto, chi fa la Chiesa? È Dio. È bellissima questa immagine degli apostoli che in preghiera hanno aspettato, hanno guardato. Allora, come rinasce la fede? Guardando quello che fa un altro. Per cui la prima evangelizzazione è su di me, si chiama conversione. L'anno della fede, a mio avviso, è una grossissima occasione di conversione, ma in che senso? Nel senso della ascesi antica dei padri della Chiesa, ascesis vuol dire lavoro. Che lavoro? Cos'è la conversione? Non pensi, cioè solo devo cambiare degli atteggiamenti. No, è la concezione da cambiare. Volete un esempio? Il primo, da cosa si capisce se abbiamo cambiato concezione? Da come ci guardiamo allo specchio la mattina. Se noi ci guardiamo per quello che siamo riusciti a fare il giorno prima o per il fatto che ci siamo alzati. Ma chi di noi stamattina alzandosi e guardandosi allo specchio ha detto grazie? Perché mi sono alzata? Mi sono alzato. Abbiamo pensato cosa mettere su che faceva pandan, il colore delle scarpe con le donne. Noi uomini cosa pensavamo? Alla Milan che ha perso l'altro giorno e siamo in crisi esistenziale, vero? Ti ho beccato, va bene.
Sesto passaggio, il rischio. Perché c'è un rischio, vedete? Poi cosa fare anche l'anno della fede? Ce l'apriamo con Padre Franco, una bellissima, grandissima occasione. Ma come lo possiamo vivere? Chiamando gli esperti, ammesso non concesso che lo siamo, rivisitiamo gli strumenti per la comunicazione della fede, facciamo una serie di incontri, ma non accade l'incontro. E sapete da cosa si capisce? Non che cambiamo, facciamo meno peccati, quello è nelle mani di Dio e della nostra libertà, d'accordo? Ma da cosa capisci se cresce la fede? Se respiri. Un'altra mia studentessa che mi scrive una mail senza firmarsi, fatto salvo per il giorno dopo di venire e di dirmi: io sono quella di ieri, firmati allora figliola, ma fare gol. Che mi scrive: mi ha lasciato il mio ragazzo dopo 5 anni di fidanzamento, a 20 anni, quindi a 15 anni era già morosata, Dio me ne scampi. Ma capia cos'è, ma fare gol? Scusami, non capiva niente, perdonami, ogni tanto mi scappa, se ti senti a casa, no? Il bergamasco, prima lezione di bergamasco. Quando mi ha lasciato il mio ragazzo, mi è venuto in mente lei, le sue lezioni, quando ha detto che si capisce il valore di che un rapporto è vero quando ti fa respirare. Ecco, io non respiravo più da 2 anni, solo che non avevo il coraggio di lasciarlo. Quando mi ha lasciato lui perché è andato via con un'altra, mi sono sorpresa a respirare. Viva il cielo! Ho detto tra me e me, vale, non gliel'ho detto, ma o meglio l'ho anche detto. Incontri o incontro? L'incontro che ti fa respirare, è il test che ti fa respirare. Per cui settimo, testimoni, non militanti. Riprendo questo slogan, questa frase dal cardinale, dell'arcivescovo, che in un passaggio in maniera molto acuta e molto efficace, a mio avviso, ci dice: allora, qual è, com'è che è possibile, come può allora ripartire? Due passaggi. La prima cosa, io condivido con noi, abbiamo un grande alleato, innanzitutto in noi stessi, prima che negli altri, e poi anche negli altri, che è il cuore. Il cuore dell'altro che funziona, che è fatto per l'infinito e che fin quando non incontra l'infinito, cioè Gesù Cristo fatto carne, non è contento, non gli basta. Anche il tuo collega ateo, anche il tuo. Per cui il primo punto è ripartire dall'affezione a noi stessi e quindi all'altro, a partire dalla moglie e dal marito, perché la famiglia innanzitutto è la moglie e il marito, poi i figli, capite? E allora, per fare un esempio molto spirituale, signore, quando vi dovete vestire, preparare, truccare, per uscire ad andare al lavoro, siete perfette, giusto? E perché in casa mettete quella fantastica pile in cui vostro marito vi guarda e dice: oddio, vado a giocare a calcetto. Adesso lo dico in battuta, ma cosa dovete piacere, chi? Al collega? O al giornalaio? O al tabaccaio? Innanzitutto per una concezione di affezione a voi stesse e quindi alla vostra famiglia. È un esempio del cavolo, ma fino a un certo punto. Perché l'affezione a sé non per come si è, ma per il fatto che si è. Sembra un giochino di parole, ma non lo è. Te lo ridico, vero? L'affezione a te per il fatto, non per come sei, sbagliata, non ce l'ho fatta neanche stavolta, non per come sei, ma per il fatto che ci sei. Perché un altro ti sta volendo. Se noi ci guardassimo così, se cominciassimo a guardarsi, questa è la conversione. Però per me, non lo so, poi mi direte voi. Secondo, l'alleato è il cuore. Secondo, non è che la fede riparte perché ripetiamo la dottrina.
Certo, il Papa ci dice di prendere in mano il credo, il catechismo, ma in che senso? Non è una semplice ripetizione dei contenuti. Mi perdoni la Padre Franco, pensa quanta catechesi, quanto ripetizione, quante prediche. E a volte mi chiedo, ma perché la mia gente quando esce da qua a porta, ma cosa avrà? Non so, cioè, abbiamo ripetuto magari la dottrina, ma non è la ripetizione delle regole o di un'organizzazione pur perfetta che sia, ma la testimonianza, testimoni non militanti, la testimonianza di una vita, cioè che la fede fa vivere, fa respirare. E quello che cambia è il rapporto tra l'uomo e la donna, è il rapporto tra genitori e figli, è il modo di lavorare, per cui la testimonianza non è tanto sulle discussioni degli argomenti di fede, dalla fecondazione alla crisi della regione Lombardia guidata da un cattolico, innanzitutto, ma il tuo modo di lavorare, il tuo modo di essere, il tuo modo di tirare su i tuoi figli e di farli magari i primi figli, o di accettare, di accogliere che il mistero è l'orizzonte della vita e se non ti ha dato i figli naturali te ne dà tanti altri, se volete avere un po', io non ce ne ho tantissimi, noi per il giorno in cui mi diranno Padre Franco non abbiamo i figli noi, gli sputo in un occhio quello lì, no, volevo dire, cioè, sai, capiti? Quindi è un impatto umano che può risvegliare la curiosità. Ecco, 2 minuti ancora ce li ho, per cui vi lascerei con 2 parole chiave, secondo me, di quest'anno della fede. Curiosità e verifica. Curiosità. Vivere questi mesi, vivere domani, alzandosi e dire, ma vediamo oggi come mi sorprendi Dio. Se è Dio che fa, oggi cosa mi dice? Cioè, vado, a parrocchia. Come mi sorprenderai? Domani mattina, ok. Dopodomani opera la mia mamma la cataratta, vediamo alle 7 del mattino l'ospedale di Seriate e torna su e poi torna giù, vediamo. Banalmente la mia vita, fino alle scelte fondamentali, si chiama vocazione, è Dio, la curiosità. In preghiera aspettavano, secondo la verifica, cioè attenzione, non la verifica, andiamo a vedere se è vero, no, sorprendere che è proprio vero, che la fede fa reggere di fronte a qualsiasi situazione, qualsiasi, perché scusate, chi mi conosce lo sa, mi permetto di, visto che siamo, non lo dico per battuta, in famiglia, tra amici, io 8 anni fa, forse ho vissuto una delle esperienze, non l'unica, ma sicuramente una delle esperienze più misteriose e significative della mia vita, quando è mancata mia sorella, a 32 anni, con una bambina di 2 anni e mezzo. Quando io l'ho vista lì, io ho voluto guardarla in faccia alla morte. Era già 12 anni che ero prete, ed erano 12 anni che dicevo che Cristo, che predicavo la risurrezione di Cristo, ma o mi rispondeva lì, era tutto e pare. La fede o verifichi, poi non c'è bisogno solo, però succede anche questo, comunque daremo un conto, moriremo tutti. Quindi l'esperienza della morte, delle piccole morti quotidiane, il lavoro che si perde, la capa stronza, il figlio che vuol fare il cuoco, la figlia che vuol fare la cuoca, e avanti, viene giù tutto, i nostri fratelli e amici terremotati, viene giù tutto. Ecco, l'anno della fede, a mio avviso, insieme alla curiosità, la sorpresa della verifica, che sorprendere che è proprio vero che la fede regge, ci fa reggere, non per capacità e bravura, ma per appartenenza, e alla fine per gratitudine, che è l'unica ragione per cui io sono venuto qui questa sera, come te mi sa. Se no saremmo stati a casa, visto che eravamo stanchi. Sei stanca adesso, di più di prima? Perfetto, la fede funziona. Perché io ho condiviso con voi un pezzettino della mia. Allora, la fede regge. Mentre concludevi così.
così mi veniva in mente un episodio. Io sono stato alcuni anni su un monte, 9 anni, un'esperienza bellissima, e c'era, forse Michele l'ha conosciuto, ti ricordi Giuseppe, Michele? Fra Giuseppe, non era Fra Giuseppe Turin, altro Fra Giuseppe più anziano, che quando sono andato a finire su questo monte a gestire una casa, che poi non era, era tutto per aria, dovuto rimetterla a posto, va bene, e c'era rimasto lì un resto di una comunità, delle nuove comunità monastiche che tentavano esperienze tra uomini, donne, compagnia bella, che è stato incomodato un po' di tempo su quella casa. E poi erano andati via e ritornavamo noi frati, ma era rimasto uno, aveva chiesto di rimanere. E poi questo tale aveva chiesto di farsi frate, ma ormai avevo 62 anni. E dico, vabbè, abbiamo inventato una formula strana. Dopo 3 anni abbiamo fatto frate, lo stesso col provinciale di nascosto che ha fatto Francesco, una roba bella. Lui quando ha messo il suo abito, basta, ho lasciato il carro di pazzi, finalmente, dice. Era veramente un uomo di una spiritualità bellissima. Poi si è ammalato molto duramente e finché è arrivata la morte. Mi ricordo andavo a trovarlo all'ospedale le ultime settimane di vita. La prima volta andavo a trovarlo all'ospedale. Non lo trovavi da nessuna parte, andavi al suo posto, stava malissimo, non c'era. Dov'è il Fra Giuseppe? Ma deve essere in giro a consolare qualcuno. E la seconda volta, dov'è Fra Giuseppe? Deve essere in chiesa a pregare. Cazzo, dico, non trovo mai. Ricordo una volta arrivo là, era ormai proprio la settimana prima che morisse. Giuseppe, come stai? Sono appena passati i medici, hanno detto che il fegato non funziona più, i reni non funzionano più, il pancreas non funziona più. E continuavo, ma io gli ho detto, calma, Dio funziona sempre.